Diciamo che sin dal primo giorno ognuno di noi viene qui per mettersi a disposizione del mister e sfruttare le occasioni che gli vengono date. A me è stata data l'opportunità anche per una serie di circostanze a Vicenza di subentrare, mantenere il risultato insieme agli altri compagni e ci siamo riusciti. Poi il mister mi ha continuato a dare fiducia, direi. Un ciclo di partite abbastanza positivo. Brescia secondo me potevamo fare meglio, come potevamo fare meglio sotto l'aspetto difensivo anche con l'Avellino, perché non abbiamo fatto male, ma secondo me abbiamo sofferto proprio come reparto a tenere Castaldo. Però è un giocatore importante, un giocatore che oggi come oggi sta molto bene fisicamente, ma soprattutto anche mentalmente, e ce lo testimonia il gol che ha fatto, quindi non era facile, però dai, ci siamo riusciti abbastanza. Siamo riusciti a lavorare difensivamente con il mister già dal primo giorno di ritiro. Lui è molto meticoloso sull'aspetto difensivo e abbiamo lavorato sin dal primo giorno, quindi questo ci permette di capire bene a noi difensori quali sono le idee del mister e mettere in atto le sue idee, appunto. Ed è normale che il mister ci inizi a dare delle indicazioni per un'altra battaglia, qual è quella di Chiavari, dove ci aspetta una squadra che ha voglia di rialzarsi dopo una brutta batosta su un campo abbastanza difficile di Pescara, però noi andiamo lì lottando su ogni pallone, come abbiamo sempre fatto. Penso che per una squadra che per il primo anno affronta il campionato di Serie B non è mai facile, lo testimonia anche la fatica che abbiamo fatto noi il primo anno, dopodiché anche con una serie di infortuni. Ne siamo usciti alla grande, abbiamo dimostrato in tutte le gare, secondo me, una grande eternale. È male che l'ambientamento di un nuovo campionato è sempre difficile, però è una squadra fatta di tanti nomi, e qualcuno lo conosciamo come Gianluca e Stefano, conosciamo il loro valore, quindi dobbiamo fare attenzione. Quando giochiamo in casa, secondo me, abbiamo troppa voglia di portare a casa i 3 punti e forse non riusciamo bene a gestire la partita. Invece fuori sappiamo che dobbiamo tra virgolette subire gli avversari e riusciamo a ripartire bene con degli attaccanti molto molto forti come Felipe e come Ciravolo, però un aspetto quello interno che dobbiamo migliorare lo stiamo migliorando con il mister.